Buongiorno, buongiorno bella Buongiorno. gente. Buongiorno a tutti. Good morning everyone. Hello. We Hello, ciao. are live streaming from our garden in Rotello, in Molise. Today is a beautiful sunny day, so we decided to be outside. Oggi è una bellissima giornata di sole e quindi abbiamo deciso di stare fuori per la nostra diretta. Buongiorno donna Elena, good Buongiorno, morning. ciao, good morning. Allora, oggi che cosa prepariamo, donna Elena? Oggi prepariamo un piatto tipico molisano, tacozze con i fagioli oppure con i ceci. Noi oggi in questo caso abbiamo usato i fagioli e Giulia Benissimo. poi spiegherà i procedimenti. Okay, today we have chosen for you a very traditional recipe from our region, from Molise, which are called tacozze. It's impossible to translate in English. And we will cook tacozze with beans. So, let's see the ingredients. Vediamo un po' gli ingredienti di cui abbiamo Abbiamo bisogno. bisogno della farina, Okay, so we need wheat flour, type 0, dell'acqua water e sale and salt. Per fare le taccozze, ok, to cook taccozze. Ricordiamo che non ci va l'uovo perché questa è proprio una ricetta antica ma semplicissima. We don't need eggs because it's a very simple recipe with simple ingredients, so we don't need eggs, we just need flour, salt and water. E poi invece per il condimento abbiamo bisogno Di fagioli, se sono secchi li dobbiamo mettere a mollo la sera precedente, oppure se avete quelli in scatola, vanno cucinati direttamente. Di sedano, pomodoro, cipolla e olio extravergine d'oliva. So to cook tacozze, we decided to use beans. If you have dry beans, you have to boil them, put them in the water 12 hours before. And we need onion, we need some tomatoes, we need salt, parsley or celery, and extra vergine olive oil, donna Giulia, that we will use at the end, che useremo alla fine. Perfetto, cominciamo col procedimento. I nostri Allora. pugnetti, un pugnetto ogni a testa. Let's take as much flour as the people we wanna invite, we wanna cook for. Apriamo il nostro vulcano. Let's create our vulcan. Ci mettiamo il sale. Let's add a bit of salt. The procedure is similar to the others that we have done in the previous live cooking. Aggiungiamo l'acqua poco alla volta. Let's add some water. Let's mix e mescoliamo. Creiamo il nostro impasto. Let's create our dough. Aggiungiamo l'acqua finché la farina venga assorbita. Let's add water. Intanto salutiamo i nostri amici in diretta. Ciao ragazzi. Grazie. Thank you for our friends who are following us on live streaming. Benissimo. E mescoliamo. Ecco qua, aggiungiamo l'acqua finché la farina si riprende tutta per formare la nostra pasta. Let's add as much water as we need to create our dough. Impastiamo forza. Let's press, let's put strength and energy as usual. La forza come in questo periodo che dobbiamo superare tutti. Okay, and the power of this time, this moment that we have to overcome, everyone has to overcome. But we have a good news, but abbiamo anche una notizia nuova, buona per questi giorni, perché sono 2 giorni che non sale il numero dei contagi nella nostra regione, quindi siamo molto molto felici. We have a good news for our region, for Molise region. It's 2 days that we don't have more people infected by coronavirus, so we are very happy for that because we really hope that this period will be over very, very soon.
Ok, benissimo. Allora, continuiamo a lavorarla finché diventa l'impasto liscio. Let's press it until it becomes smoothie. Voilà. Ah, intanto vogliamo anche ringraziare Primo Numero perché ieri ci ha dedicato un bellissimo articolo e in particolare grazie a Elena Birchicci che Grazie. veramente ha scritto questo articolo con il cuore. We wanna thank Primo Numero, it's a local newspaper and they dedicated to us an article yesterday and thanks to Elena Birchicci, the journalist, because she wrote the article with the heart. So, thank you so much. Thank you, grazie. Benissimo. Facciamo la nostra solita Let's pallina. create our ball as Aggiungiamo un usual. po' di farina sul tavolo di lavoro. Ok. Let's add a bit of flour on our wooden table to work better. Pressiamo bene la nostra pallina di And let's pasta. press. Oh my friend, mattarello! Eccolo lì, our best friends, il mattarello. E questo lo dobbiamo fare esclusivamente a mano. Ok, and we have to press by hands with our mattarello. Ok, and let's create a rounded shape of our ball. Aggiungiamo un po' di farina Let's add a bit of e flour. stendiamo bene bene la pasta. E formiamo questa forma rotonda, no? Come sempre, come Sì, ci se ci viene consigli. rotonda. Let's try to create a rounded shape as Donna Elena is advising us every time. Ok, perfetto. Le taccozze sono un piatto semplicissimo, no? Della tradizione molisana. Certo, questo fin dalle antichità, perché erano i prodotti che si trovavano nella nostra regione, no? Molto semplici ma molto nutrienti. So, Donna Elena is saying that tacos are a very traditional recipe from Molise region and it's a very simple, the ingredients are very simple but very healthy. Yes. Ok. Guardate la nostra sfoglia, E voilà! anche la vostra dovrebbe... Bravi, raga, come il sole! Like the sun. Perfetto. Beh, it's very smoothie as you probably could see. Ora ragazzi, do un po' di pasta alla mia donna Sì, Giulia, all'assistente, alla mia donna Giulia, così si cimenterà a tagliare. le taccozze. Intanto dividiamo Ok. la nostra sfoglia anche non perfettamente in linea. So, Donna Elena will give me a part of her dough because I will be the assistant today. Cross my the fingers for me and I will cut the pasta in the shape of taccozze. Allora, le sovrapponiamo, in questo caso non dobbiamo andare molto precisi perché le Ok. taccozze sono Ok, asimmetriche. let's put two pieces like that together. E tagliamo un po' come ci piace. Ok, and let's cut them as we like, as we want. We don't have to be very precise, but in general, tacozze could have a rectangular shape, no? Usate la vostra fantasia di forma. Let's use our fantasy. Let's not cut our fingers. E voilà! Let's enjoy this moment. Giulia è perfetta, Giulia le taglia perfette. Guarda, I'm the perfect assistant. Voilà! Oh, I told you, te l'ho detto, posso andare a MasterChef appena finisce la quarantena. No, MasterChef, ci sono i grandi cuochi a MasterChef. Noi siamo piccoli e semplici. Until the quarantine will end. As soon as the quarantine will end, I will go to MasterChef and I will become famous. Ok, faccio anche la prova qualità.
come sempre. E guardate qua, ragazzi, voilà. Sono dei quadrati a piacimento, rettangoli, anche quadrati, triangoli, ok. E voilà, so the pasta is done. It's very easy, as you can see, it's very simple. It takes a few minutes and just a bit of creativity. And we are going to talk about the beans. Benissimo, è già pronta, voilà. Noi ne avevamo preparato un piattino prima e per magia ci aggiungiamo il nostro nobile voilà. Olio extravergine d'oliva. So at the end, grazie. When the beans are ready, of course you have already put the beans on the water for 12 hours. If you have dry beans, you can add some parsley or celery to the beans and some tomatoes and onion to give a bit of aroma and taste. And then you can mix them up with the tacozze, with this kind of pasta, and at the end you can add a drop of extra virgin olive oil Donna Giulia to enhance the taste. So enjoy your meal, buon appetito, come si dice in Italia. Grazie e un saluto a tutti. Good e live, ovviamente love. Ovviamente continuate a seguirci e mandateci i vostri feedback, ne siamo veramente felici. You can continue to follow us and send us some feedbacks. It's very important to us to receive feedbacks from you. And we wish you a very good day. Vi auguriamo buona giornata e a presto, alla prossima, che sarà venerdì mattina con una sorpresa, un ospite speciale. Grazie a tutti, ciao!